Ciao ragazze e ciao ragazzi, buongiorno, mi sono appena svegliata, sono qua nella mia cucina senza trucco, con tanto sonno perché stanotte praticamente mi sono svegliata ogni 2 ore e mezza, 3 ore per dare da mangiare, far mangiare Daniel e adesso lui è qua davanti a me, quindi spero che non inizi a piangere e mi lasci fare questo video che è molto molto importante perché in tantissimi mi avete richiesto, volete sapere come sto facendo per tornare in forma appunto dopo il parto, quindi vi voglio un po' far vedere cosa mangio io e darvi un po' di consigli. Soprattutto vi voglio dire ragazze, non vi allarmate se comunque la pancia non ritorna subito piatta. Io comunque sono allora più o meno 15 giorni che ho partorito e i primi giorni cioè, non riuscivo neanche a mettermi dritta, vi dico solo questo, quindi è anche la posizione che vi fa sembrare più pancia, comunque ci vuole un po' di tempo, non è una magia che tac diventa di nuovo piatta, anche perché dentro l'utero deve mettersi a posto, insomma non si può neanche fare subito attività fisica, quindi per un mesetto circa bisogna stare tranquille e pazientare. Man mano la pancia comunque andrà a diminuire, man mano si spera si assesterà il tutto, quindi voglio dire state tranquille perché io cioè pochi giorni fa ho guardato delle foto di quando, cioè tipo dell'anno scorso, ho visto questa pancia piatta con gli addominali, ho detto oh mio Dio, cioè sembra quasi impossibile, però ti dà tanta motivazione, quindi questo vi voglio consigliare, guardate anche voi le foto di quando magari di prima di essere incinte e così riacquistate un po' di motivazione di come volete ritornare, ecco questo è quanto. Infatti adesso metterò nell'anteprima del video questa foto proprio per farvi vedere come sono adesso, cioè come ero al momento appunto pochi giorni dopo aver partorito con appunto la pancia e come voglio diventare, quindi la mia motivazione è diventare come ero comunque un anno fa appunto prima di uscire incinta, eccolo Daniel in sottofondo. Quindi ecco, questo anche nell'anteprima del video vi voglio dare questa motivazione, ecco, metto proprio questa foto proprio per dirmi come obiettivo, poi magari vediamo col tempo, vi farò altri di questi video, vediamo un pochino quanto tempo ci vuole, vediamo un pochino come fare, comunque state tranquille, godetevi il vostro bimbo, la vostra bimba e non pensate a questa cosa perché naturalmente, è una cosa che avverrà naturalmente, poi io tra un po' tornerò di nuovo ad allenarmi, appena potrò, e anche con gestirmi i tempi con lui e soprattutto appena avrò la forza di poterlo fare. Comunque ragazzi iniziamo subito, lasciatemi un bel like se vi piacciono i miei video cosa mangio, così ve ne faccio altri con tanti consigli, tanti like e lasciate anche dei commentini. Adesso iniziamo subito con la colazione perché mi sveglio con una fame tremenda ragazze e sto utilizzando questi qua di Food Spring che sono favolosi, veramente mi stanno salvando ragazze perché sono dei cereali, io adoro i cereali, la mia colazione preferita è il latte con i cereali, li adoro perché mi salvano perché sono proteici, quindi a differenza di quelli che si trovano ovunque hanno un basso contenuto di carboidrati, un alto contenuto di proteine, quindi sono più leggeri e poi soprattutto vi saziano tantissimo, quindi sono favolosi. E allora ci sono di due varianti, questi qua sono con la frutta secca, sono buonissimi, ci sono dentro anche anacardi eccetera, e questi qua sono ai frutti rossi, hanno un sapore così fruttato, anche un po' aspro, buono, comunque mi piace un sacco, molto frizzante. Comunque io sapete cosa faccio? Eccoli qua, io li mescolo, questo vedete ne ho consumate già 2 confezioni, questa è la terza che apro, sono buonissimi, appunto al momento proprio i frutti rossi, invece questi qua hanno dentro tanta frutta secca, vedete come sono, cioè praticamente guardate dentro ci sono anche gli anacardi. Ragazzi amo fare colazione, di solito li mischio, adesso vi faccio vedere. Come latte utilizzo questo qua che compro al supermercato, un semplice latte vegetale di cocco, di soia, di mandorle, quello che preferite, a me piace questo qua, ma comunque qualsiasi va bene, oppure potete anche prendere lo yogurt come preferite ragazzi, diciamo che questi qua io ve li straconsiglio e vi lascio anche il mio codice sconto sul sito Food Spring Carlita YT con cui avete il 15% di sconto su tutto il sito, quindi non solo su questi prodotti che vi faccio vedere ma su tutto il sito ragazzi, credetemi sono favolosi, io di solito li mescolo, quindi metto un po' di questi, vedete, e un po' di questi qua, madonna, guardate
sono troppo buoni, credetemi. Ragazze, provateli e vedrete come vi piacerà fare colazione. Vi svegliate proprio con quella voglia di fare colazione, cioè meglio di un cornetto, credetemi, perché a parte sono croccantissimi, mi saziano un sacco, cioè tipo riesco a stare 3-4 ore fino a pranzo, ma poi hanno sapore, ragazze. Questi sono adatti anche a vegetariani e vegani, sono prodotti top, sono anche biologici, vedete c'è sempre il marchio bio, biologici, naturali. Io adoro Food Spring, quindi adesso mi finisco la mia colazione e vi ricordo il codice sconto, andate adesso sul sito Food Spring perché poi le cose vanno a ruba e fate acquisti con carità il PYT. Anzi no, guardate prima il video e poi andate sul sito Food Spring. Guardate il video fino alla fine, volete scoprire cosa mangio a pranzo, merenda. Adoro, ragazze. Meno male che Food Spring c'è. A dopo col pranzo. Ragazzi, oggi sto preparando una cosa buonissima, ovvero la nuova pasta proteica di Food Spring, che vi giuro mi sta salvando l'esistenza perché vorrei mangiare sempre pasta, ma mi devo comunque tenere in forma. E appunto per tornare in forma eccetera, questa è proprio buona perché è una pasta proteica che ha bassissimo contenuto di carboidrati e quindi è veramente veramente ottima, è light, una pasta light. Se guardate i valori, vedete, c'ha praticamente molte proteine e pochi carboidrati, 5 grammi di carboidrati sono proprio pochissimi e molte proteine, quindi se magari ad esempio anche se siete vegani, se siete vegetariani, perché questa è a base di proteine del pisello e quindi non mangiate molta carne, magari carne avete magari una carenza di proteine, questa può fare al caso vostro. Non ha la soia, quindi veramente ha tante caratteristiche positive, è fatta semplicemente con vegetali ed è veramente veramente buona, anche il sapore, quindi il sapore vi piacerà, non è una cosa che ha un sapore particolare, no, è veramente, sembra pasta integrale classica. E vedete, io già l'ho pesata, adesso la vado a buttare qua, vi faccio vedere a buttare. Sapete sta cosa, butti la pasta e poi cosa ci mangiamo, vedete? È questo formato che io trovo perfetto da fare con le zuppe, vi dico, a me piace tantissimo, oltre al pomodoro che è classica, farla con le zucchine, questa pasta è troppo troppo buona, magari ci buttate anche un uovo a fine cottura, e farla anche con i legumi o comunque le verdure, ad esempio adesso qua sto facendo i fagioli, oh mio Dio, si è annebbiato tutto, scusate, facendo appunto i fagioli e quindi anche con le lenticchie, molto molto buona. E poi dopo ho preparato anche un po' di uova con i cetrioli che anche sgonfiano tantissimo, e è tipo un'insalata così detox, e tra un po' si mangia e viva. Se guardate che invitante che è questa pasta, troppo buona, pomodoro, fagioli, cipolla e basilico. Adesso la facciamo un po' attaccare. Yummy. Ragazzi, questa pasta è buonissima, ne ho fatto scorta e vi lascio il mio codice sconto che è CARLITAYT per comprarla e risparmiare, perché avete lo sconto su tutto il sito, non solo sulla pasta, quindi prendete tutto di Food Spring, sono tutte cose buonissime, veramente veramente buone, quindi questa ve la straconsiglio, prendetene tanti pacchi perché va subito sold out, quindi fatene scorta, io ne ho fatto scorta. Però il codice CARLITAYT è valido su tutto il sito, quindi ad esempio ho anche le scorte, vedete, di queste qua, che sono buonissime, ragazze, anche queste le potete prendere, la crema al cocco, quella al cioccolato, i pancake, sono tutte cose buonissime, risparmiate tantissimo con il mio codice CARLITAYT. Ragazze, guardate che invitante, la pasta è buonissima, vero amore? Qua abbiamo pasta e fagioli però fit proteica,
poi abbiamo una bella insalata con cetrioli, uova sode e olive, un filo d'olio. Anche qua adesso mettiamo un filo d'olio a crudo, che dà tanto tanto sapore. Ovviamente olio extravergine bio e sale rosa. Buon appetito, mio amore. Mette anche il parmigiano, ma amore, non si mette il parmigiano sulla pasta e il fagiolo. Volete, ragazzi, dite di sì. No, ma non è vero. Guardate. Vabbè, comunque. Ditelo. Daniel è lì invece. Ditelo, ragazzi, e noi siamo si qui. Si mette il parmigiano. No. Tutti quanti insieme, si mette il parmigiano. Vabbè, mette, buon appetito. Andate sul sito Food Spring, mi raccomando. No, io non lo voglio. E per merenda, per mantenermi comunque leggera, però comunque ho sempre voglia di qualcosa di dolce, qualcosa di cioccolato, eccetera, ho trovato questi biscotti al supermercato, che tra l'altro vi volevo chiedere se già conoscevate. A me stanno piacendo un sacco, sono leggeri e croccanti, con riso, cioccolato e scorza d'arancia, e hanno 30% di grassi meno, quindi sono abbastanza light e sono anche buoni. La cosa buona, mi piace un sacco, è che sono super super croccanti, quindi questo mi piace. Poi veramente quattro biscottini sono proprio leggeri, come se cioè non mangiaste, non sono come quattro biscotti quelli là proprio super calorici, e sono anche buoni. Però, e ovviamente ci associo anche una fonte proteica, quindi in questo caso lo yogurt. Sapete che non sto amando più quello zero, perché troppo troppo acidulo e veramente a volte mi crea proprio acidità di stomaco, quindi sto preferendo questo qua, che ha il 2% di grassi, 2 grammi voglio dire pochissimo di grassi, ma ha un sapore molto più dolce, anche se comunque non ha zucchero, e comunque light. E la cosa buona è anche la consistenza, è molto più piacevole, più cremoso. Comunque provatelo, e veramente se non vi piace quello zero, questo qua vi piacerà, ed è un modo per mangiarlo molto molto più piacevolmente. Quindi biscottini e yogurt, una merenda leggera e sana. Ragazze, per cena con Dale nel sottofondo, che sta qui sopra, che si lamenta. Allora, mangiamo salmone, ho fatto tutto alla piastra, con verdurine, zucchine tagliate a julienne, germogli di soia con la salsa di soia e un po' di calamari sempre alla piastra, limone, avocado, ancora un po' di salsa di soia, limone se vi piace, ed è buonissimo, è super leggero e vi sazia un sacchissimo. Buon appetito, amore. Buon appetito anche a me, amore, anche a Daniel. Anche a Daniel. Buon appetito, amore. Buon appetito, sì. Ragazzi, prima di andare a dormire sto bevendo questa tisana, che praticamente ho preso perché dopo il parto ho avuto un po' di problemi di stitichezze e di emorroidi, se mi seguite su Instagram lo sapete. Comunque mi sto talmente abituando a berla, che è diventata proprio un'abitudine. È buonissima, è bio, è naturale, l'ho comprata in farmacia, giusto amore, l'hai presa? Sì. Sì, perché praticamente un giorno non riuscivo proprio a andare di corpo, insomma. Comunque è buonissima perché regola l'intestino e per favorire il transito intestinale, e poi ha anche un effetto rilassante, non so se sia normale, però almeno su di me sì. E vedete, c'ha tutte queste cose, in particolare anche il finocchio, che quindi dovrebbe anche sgonfiare la pancia, ma alva. Comunque ha un buonissimo sapore, sapete io sono appassionata di tisane, quindi questa qua mi piace un sacco, mi sta piacendo e mi sta aiutando tantissimo a andare di corpo, quindi a sgonfiarmi. Quindi ragazzi, abbiamo finito la giornata, spero che questo video vi sia piaciuto. Voi come al solito lasciate tanti pollici in su se vi piacciono questi video ricette, cosa mangio, così me ne faccio tanti altri, e aspetto anche i vostri commenti sotto. Ciao ciao!